don't like my mind right now. Salve a tutti ragazzi, sono sempre Omez, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con per un nuovo episodio della carriera allenatore con il nostro Newcastle, signori. E oggi altro episodio molto ma molto speciale, perché siamo qui per un'altra amichevole con un altro grande youtuber di YouTube Italia. Siamo qui con Giuse360, che ha sposato il nostro progetto, e per questo lo ringrazio moltissimo. Esatto, sono qua con il Napoli, ragazzi, vediamo un po' come la mia squadra riuscirà a fronteggiare la squadra di Menzo. Siamo carichi noi del Napoli. Siamo carichissimi anche del Newcastle, stiamo facendo un grande campionato, direi che possiamo andare avanti. Ho visto che il Napoli ha dato un paio di palle al Nottingham Forest, vediamo come andremo noi adesso. Eh sì, abbiamo giocato bene quella partita, speriamo di riuscire a fare bene anche adesso, non sarà facile però... ci proveremo. Ho messo su una bella squadrina. Ci sono giocatori molto tosti, ti dico la verità. Io come nuovo innesto ho solo il Papu Gomez. Poi il resto la però formazione Papu Gomez è quella titolare. Eh sì, è forte. L'ho messo trequartista e sta facendo molto bene. Allora, io 4-4-2 in linea, ragazzi. Purtroppo non c'è Isaac, perché non l'ho trovato. Quindi Isaac oggi si siederà in panchina. A destra Toven, a sinistra Ottavio, in attacco direi coppia Gale, Mitrovic, Perez. Coppia Bale, cosa stai dicendo? Bale? No, Gale. Ah, ok. Mi stavo già ritirando io. Armstrong, mettiamo Armstrong, va. A sinistra Barreca, in difesa Bemba, Ben Mi. Cos'è successo? Sto sbagliando tutta la formazione. A centrocampo direi di riproporre il nostro Ricci, che ha fatto molto bene contro il Lipsia del Green, con Van de Beek. Andiamo. Mi raccomando ragazzi, in questo esatto momento sul canale di Giuse è uscito praticamente il ritorno di questa amichevole, quindi andate a fare un salto, commentate, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale di Giuse, guardate il video. Tutte queste cose qui che ormai sapete fare molto bene. Siamo qui a St. James's Park per questo Newcastle Napoli, questa amichevole di alto livello, devo dire. Siamo partiti. Eh sì. Oddio, ormai subito perdo il pallone. No, guarda, il mio Napoli pecca in difesa. In difesa non stiamo andando bene noi. Ho visto l'episodio. Attenzione qui ad Armstrong, subito per Ottavio. La mette in mezzo. Oddio, bello il cross. Ho visto l'episodio dove ti andava un po' tutto storto. Eh sì. Va un po' così a momenti qua, soprattutto in difesa. Milik, dall'altro lato per Kayekon. Forza Kayekon, Milik non scatta dentro, adesso sì. Milik, niente. Albiol, mazza come imposta. Insigne di testa, mamma mia. Milik di tacco, oddio, per Gulam di destro. Cosa abbiamo visto in questa azione? Abbiamo visto tutto l'anticalcio praticamente. Gale, mamma mia Koulibaly che bestia. Bravo Amsic, anche Amsic. Zielinski, Gomez, dentro per Zielinski, falla ancora per Kayekon, forza Kayekon, perché in mezzo non c'è nessuno a me? Kayekon però fa tutto da solo, va benissimo, Isai con il destro, mamma mia. Mamma mia, ma cosa è successo? non lo so. Ma qua, quando è successo questo fallo? Non ne ho idea, questo forse, su Amsic, anzi sì, su Milik il tacco di prima, ma... Ho visto un paio di colli rotti. Van de Beek si è spaccato il collo. Lo sento proprio nel pad che il Napoli è molto più forte. No, ma non lo so, ma non siamo in forma oggi. Toven, attenzione. Non li vedo in forma. Non li vedo in forma. Mamma mia. Hai rischiato. Gomez, Milik, ok. Gomez, Milik, fallo, ti prego. Mamma mia, primo gol di tuffo di testa in vita mia. Se ci credo. Dopo 19 minuti. Grande Milik, la combinazione Gomez-Milik funziona. Speravo ci potesse arrivare il mio difensore, non è riuscito a chiudere bene. Da rivedere, mamma mia, di testa, di tuffo, non ho mai segnato in vita mia così. Era lentissima quella palla. Insigne, bene così Insigne che vince i rimpalli, così mi piace. Poi dentro, Milik, ancora per Insigne. Mamma mia, che chiusura in Bemba. No, raga. Okay. Gomez, forza Gomez. Appoggia per Kayekon, ancora per Gomez. Gomez, no, dove stai andando Gomez? Bravo Amsic. Kayekon, Gomez in mezzo a due. Gomez, no, Gomez, mettila dentro, ti prego. Bravo Cels. Bravo Cels. Mamma mia raga, quanti rischi. Oh, ma i miei giocatori non stoppano un pallone. Vabbè, la scivolata di Amsic a vuoto poi.
Hamsik, Milik, con calma, Milik, con calma adesso per Gomez. Perché ho fatto questa cosa strana? Mamma mia, ormai fai anche gol, ma il Perché? portiere è una pippa. No, dai, Hamsik, non puoi sbagliarmi queste cose, dai. Armstrong, attenzione, è partito Armstrong. È bella la palla per Dai, Dwight dai, Gale. no, 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 no! Gale! Non ci Sì! credo, non Sì! ci credo. Brutto pallone verso da Hamsik lì, Non ci mamma posso mia. credere. Dai, Ben Mee è un Gulam, centrocampista, è un perché difensore non combatti centrale. Gulam? Perché ci facciamo colpire Gale! così? Non Ci dirmi! credo! Non ci posso credere! È giornata fortunata, Reina. Col gomito. E poi non è entrata neanche dopo. Attenti, attenti in mezzo. Qua! Eh Mamma beh, mia. ragazzi, ma allora ditemelo. Cioè, mi sembra di giocare contro il computer. Ottavio di nuovo dalla bandierina. Dai, Reina, questa Esce volta esci Reina. E bene. Ok, grande. chi ci va? Ci vado io? Insigne, insigne, insigne. Forza, Lorenzo! L'avevi presa! Armstrong. Toven. Per Van de Beek. Ok, Tiro adesso segnai, brutto. adesso. Tiro brutto. Amsic. Milik, ok, Com'è Milik. passato Bravo, Milik. Milik? Allarga dall'altro lato, ho sbagliato tutto. Gale. Guarda Armstrong che lotta con Koulibaly. Dai, No, fuori era gioco, fuori andato. gioco. Era andato. Piccoletto di 1,50 m che vince fisicamente con Koulibaly. Dov'è andato il mio Insigne di pallone? testa, Amsic. Insigne. Forza Ancora Insigne, la Insigne. finta, prova a passare, Insigne, fallo a giro, ti Oddio, prego! sembrava il gol col Niente. Chievo. Eh sì. E finisce con il primo tempo, raga. Bella partita, 4 tiri a 4, equilibrata. Eh sì. Primi 20 minuti miei e poi tu. Zielinski, Insigne, ok, Milik, Insigne, non così Bravo, Insigne, non Portia. volevo farla, non volevo farla così. Prendetela, Neanch'io volevo farla così. Ricci, Gomez, dai Gomez. fallo andare! Fallo andare, Ottavio, che è veloce! Eccolo, Mamma mia, passato! no, 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 Ottavio! Gulam, Ancora Ottavio! Porca ok. miseria. Ottavio forte, boia. Ricci. Dai. Ricci. Ricci. Per Gale da fuori! Gulam Gulam! l'abbiamo preso per Ucciso. ribattere i palloni di faccia. Ucciso, bravo Van de Beek. Ricci. Gale. Armstrong. Per Dai, no, Gale! bell'azione, Vabbè, ma mamma mia. cazzo! Ma io come faccio a far gol? Perché tira così? Non lo so. Abbiamo fatto un'azione assurda. Eh sì. Milik, Hamsik, vai dall'altro lato per Insigne. Dai ragazzi, lì davanti ci vuole il 2-0, altrimenti tu mi segni prima o poi. Hamsik, niente. Se Bravo, sbaglia anche i Ben. passaggi Hamsik, lì davanti non ci stiamo proprio. Armstrong, di nuovo Dai, per Gale. Gale, dai, di nuovo davanti a Reina. dai, Reinazzo! Non Mamma so mia. assolutamente co cosa fare. Sto tirando come tiro di solito, te lo giuro. Gomez, Milik, ok, Milik, guarda Gomez, arrivaci Gomez, Bravo, Ben Mee. mannaggia. Dai, sto troppo eccitato. Kayekon, Albiol di testa, mamma mia. Meritiamo il pareggio! Milik, Gomez, con calma, Milik, ok, Gomez, palla dentro per Insigne, non era per te Lorenzo, Bravo, mannaggia. Bemba. A terra infortunato pure. Pure. Forza Isai, veloce, ok. È buona per Kayekon. Kayekon per Milik. Palla dentro. Zielinski. Niente. Ma sì che è veramente un rompipalle, te lo posso dire. È ovunque. Mamma Ale. mia, brutto fallo qua. Scusa, Gale. scusa. Scusa. Andare Dwight. Bravo, Koulibaly. Non a Ricci. loro, però. Perché siamo Apertura per Florian sbilanciati? Thauvin. Dai, ok. Mamma mia, Gulam. Niente, non sono riuscito a Ma perché non ci sei ripartire. andato Barreca. Kayekon? Ottavio. La passa al centro per Armstrong. Gale. No, no, Armstrong. no, no, occhio, Per Van de occhio, occhio! Beek. Ma Mamma quando mia, vuoi cosa ha tirare? salvato? Cosa ha salvato? Cosa ha salvato Ma Koulibaly? perché non ha tirato? Mamma mia, però, dai, non stiamo giocando noi, basta. Il ritiro la squadra da domani. Silenzio stampa. Gomez. Hamsik, Gomez, Milik, ok, Hamsik, 1-2, bellissimo, il palo, ma perché faccio il Ma perché pallonetto, fai queste perché? cose, Non lo so, Giulio? non lo so, va da solo il dito sul tasto. Diami. Sei fortunato Insigne, adesso me lo dici, Barreca. che ho fatto il cambio. Ricci.
Perché gliel'hai Occhio qua, ripassata? Koulibaly, cosa stai facendo? Guarda lì, la difesa del Napoli in un'azione. Mamma mia. Ottavio, recupera un buon pallone. Diame Mitrovic. Occhio, Gale, di nuovo mamma mia. per Mitrovic. È passato Mitrovic, il tiro a giro di Mamma mia. Mitrovic. Poi arriva Diame da fuori e la butta fuori dallo stadio. Calma, ragazzi, calma. Non ci siamo proprio in questo secondo tempo, è noi. Amsic, per favore. Ok, Gomez, forza, ragazzi, respiriamo un po'. Non dico di fare il 2-0, ma teniamo palla. Facciamo qualcosa di fatto bene. Gomez, appoggia Mertens. Appena Barrega, è andato no! in palo Mertens. Cosa hai Mamma mia. fatto, Mertens? Cosa hai fatto? Cioè, veramente scioccato, sono scioccato. Fortunato per il rimpallo, però, cioè, da lì Mertens non È può tirato male sbagliare. male. Gol Gay. sbagliato, gol subito. Koulibaly, arrivaci, ti prego, Koulibaly. Com'è Ok, possibile bravo. che la stavo Bravo. coprendo? Bravo. Mertens. Allan. Ok, Amsic. Forza, Insigne non c'è più di là. Amsic. Forza. Palla Ali. dentro. Mertens, si gira bene, Mertens. Fallo con il destro centrale. Kayleykon non ci Cesc, mamma mia, che arriva. brutta parata stilisticamente parlando. Mitrovic, Gale, niente da fare. Niente da Gomez, fare. ok, dai, ci siamo noi ancora. Mertens, Mertens, con il destro Mertens, niente. Oh, voglio un calcio d'angolo, qualcosa per rimanere su, niente. Porca miseria, raga, mi dispiace. Insigne, ok, è buona per Mertens, forza Mertens, che sei fresco, sei fresco. Allarga dal lato dove Insigne, 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 la finta, Insigne, 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 palo, Palo! dai. Siamo pari adesso col palo di Ah, prima. finita. È È finita, raga. finita. Peccato veramente. Peccato. È stata una bellissima Dai, bella partita, però. partita. Sì. Noi ci siamo ripresi negli ultimi 10 minuti, noi. Mannaggia. Il Napoli, però, lo sentivo proprio in campo, fisicamente, tecnicamente, proprio una squadra troppo superiore al Newcastle. Va bene, ragazzi, Eh avremo sì. Anche comunque tantissimo da lavorare da questo punto di vista, anche perché noi. Anche Anche perché noi noi. comunque dobbiamo risalire in Premier e poi sappiamo che in Premier ci sono tante squadre di alto livello. Va bene, signori, io vi ricordo di passare al canale di Giuse perché è uscita un'altra partita. Ringrazio Giuse 12, 12 per... tiri a, scusa se ti interrompo, 12, 12 tiri a 12, dai, Ci sta, partita tanta roba. nel complessivo, dai, Ci sta, equilibrata. tantissima roba. Ringrazio ancora Giuse per aver deciso comunque di appoggiare il nostro progetto e per essere stato nuovamente ospite sul mio canale. Avremo possibilità comunque di rincontrarci. Esatto, passate dal mio canale come ha detto Menzo, trovate un altro video dove facciamo un'altra partita, quindi andate a vedere come è andata lì. E niente, io lascio salutare te, Menzo, Va bello. bene, no, ma intanto io dopo devo continuare col video. Quindi salutiamo Giuse. Ciao, Ah, ciao, ok, Giuse, perfetto. ciao. Ciao, ciao Ciao, allora, ciao, ciao a ciao, ciao. tutti, ciao. Signori, tanta roba secondo me questo Newcastle. L'abbiamo tenuto testa benissimo a un Napoli davvero molto ma molto forte. Il Napoli di Giuse è nettamente superiore alla nostra squadra, anche proprio come singoli. Secondo me abbiamo fatto veramente un'ottima partita. Meritavamo qualcosa di più, ma va bene così, signori. Tenere testa a una grande squadra di questo calibro, secondo me, è tantissima roba. E potremo lottare già per un posto a metà classifica, secondo me, in Premier League. L'episodio di oggi, come avete visto, si praticamente dedicherà alla fine del calciomercato e a questa amichevole. Poi, nel prossimo episodio ci sarà un'amichevole con Home, signori, e poi già lì vedremo come potrebbe andare questo campionato. Oggi andiamo a finire il calciomercato, signori, perché comunque abbiamo dedicato molto tempo all'amichevole con Giuse, giustamente. Andiamo a fare anche gli allenamenti. Per quanto riguarda il calciomercato, ragazzi, la mia squadra, come avete visto, è secondo me al completo. Dubito che compreremo altra gente, però, ragazzi, non si sa mai, magari ci possono arrivare delle offerte irrinunciabili. Ora, ovviamente, hanno messo la faccia di Isaac, signori, non c'era. Non c'era la faccia di Isaac. Allora, mi avete detto di dare due allenamenti a Lee. Lee, ragazzi, è veramente una bestia. 15 anni potrebbe veramente crescere tantissimo. Veramente tantissimo. Quindi proviamo così e poi allenerò anche Audero. Ci sono tanti buchi, ragazzi, tanti spazi, e in questa carriera abbiamo deciso di dare importanza anche ad altri YouTuber. Secondo me è giusto così, è un progetto nuovo.
Ovviamente sostenetelo come sempre e andiamo a fare il nostro allenamento cercando di fargli prendere una bella A. Andiamo a simulare Lee e Audero. Lee sale al 54, molto bene raga, molto ma molto bene. Avevo fatto un paio di richieste per Soler, Valquist 1.800.000 e Nagy. La sua richiesta per Teddy Bishop, anche tutti i giocatori che mi avete... Bappellottin sarebbe da prendere adesso perché costa solo 5 milioni, però non è il caso. Non è veramente il caso. Allora, ho un ufficio, vediamo. Mancano le ultime 10 ore. Giocatore venduto Carl Darlow al Crotone, arriva a 1.400.000. Tanto Suarez è andato al Manchester United per 112 milioni. Ozil al Barcellona per 80 milioni e il classico Alaba alla Juventus. Offerta per il trasferimento di Jonjo Shelvey, raga. Dal Crystal Palace 15 milioni. No, raga, Jonjo Shelvey se ne va per 35 milioni. Assolutamente, c'ha pure 24 anni. Minchia, ho addirittura paura che accettino. C'ha 40 milioni. Jonjo Shelvey voglio che rimanga. È il mio centrocampo praticamente. Quindi, per 40 milioni se ne può anche andare. Poi se ne parla. Perfetto, riteniamo che sia stata una cifra troppo alta, di conseguenza non siamo più interessati al giocatore. Perfetto raga, il nostro calciomercato si chiude qua. E sono veramente veramente contento, perché abbiamo venduto gli esuberi, quelli che non rientravano nei nostri piani. Ma soprattutto abbiamo rinforzato la squadra con tanta roba. Adesso prima guardiamo gli osservatori, se c'è qualcosa di interessante. Tipo questo Martin qua, lo rifiutiamo. Anche questo Mason non arriva neanche a 90 come potenziale. Questo Shaw, questo Harrison Shaw invece potrebbe essere interessante. Quindi lui lo ingaggiamo. Alexander no. Neanche Price. E neanche White. Perfetto. Abbiamo fatto secondo me davvero degli ottimi acquisti. È arrivato Ottavio che secondo me è senza dubbio il... futuro Cristiano Ronaldo, dovrà migliorare molto fisicamente. Abbiamo richiamato Toven, Van de Beek è tantissima roba, raga. Van de Beek è tantissima roba. Ben Mee, una sicurezza in difesa, senza dubbio. Poi è arrivato Audero, secondo portiere di prospettiva. Abbiamo richiamato anche Armstrong. È arrivato Rezos ed è arrivato anche Isaac, che sono veramente in prospettiva tanta roba. Quindi abbiamo messo della sicurezza in squadra, abbiamo messo comunque anche dell'esperienza in squadra e siamo riusciti secondo me a costruire veramente veramente un club molto ma molto promettente, ma già comunque presente nel panorama calcistico, perché comunque abbiamo tenuto testa a un ottimo Napoli di Giuse. Avremmo meritato sicuramente di più. Signori, questo video finisce qui. Lasciate un bel mi piace per sostenere la serie. Presto ci sarà anche un video con Home, quindi spolliciate se volete vederlo al più presto possibile. Un saluto da me e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.